Il mio non fu l'approccio più originale al problema, ma le altre strade non andavano nella direzione che volevo. Occhio per occhio, il principio base della vendetta. Vecchio e sporco, ma ancora di moda. La regola di base quando si decide di uccidere qualcuno è di non metterla sul personale. Inevitabilmente però le cose non vanno mai nel modo previsto. Perlomeno così era per me. Mi presi del tempo e vagai senza meta nella tempesta. Non c'era fretta, sapevo cosa dovevo fare. Presi tempo per pensarci sopra, per far crescere la rabbia. Quando mi sentii pronto, parcheggiai la macchina rubata di fronte al quartier generale della Easier Corporation. Fuori, dentro, in azione. Avevo un proiettile con il nome di Nicole Horn scritto sopra. Per la verità, ne avevo migliaia di proiettili con il nome della strega. Possedeva sistemi di sicurezza sofisticatissimi, mercenari e armi a sufficienza per cominciare la terza guerra mondiale, ma non avevo paura. New York scomparve dietro a un velo di neve. Avevo superato la soglia. Ero nel suo dominio, lucido, pulito e senza anima, tutto vetro e acciaio. Un luogo governato da schede di sicurezza di diverso colore, metal detector e sistemi di sorveglianza. Più freddo di una passeggiata in un frigo, freddo come la canna di una pistola.
Mona. Ti vedo in forma. Max, dobbiamo smettere di incontrarci così. Il giorno in cui un poliziotto riuscirà a fermarmi nevicherà l'inferno. Signorina Sachs, faccia il suo lavoro. Rilassati, Max. Sei un bravo ragazzo. E io non sparo ai bravi ragazzi. Anche tu non sei bravo. Era diverso quando Horn voleva morto Pulcinello per tagliare i suoi legami con la mafia. Meritava di morire. Lo stesso vale per lei. È lei, il cattivo di turno. Sua sorella stava sussurrando in mio favore. Conoscevo intimamente l'appetito dei fantasmi, sempre pronti a chiedere vendetta. Max! No! Un colpo la centrò. Cadde come a rallentatore. Era una brava ragazza, non una fredda assassina. E adesso era stata freddata. Come i fanatici religiosi o i samurai fedeli, l'esercito privato di Horn era pronto a ricevermi. Quando l'ascensore tornò giù, Mona non c'era più. C'era un sacco di sangue, ma nessun corpo. Qualcosa scattò per l'ultima volta. La mia mente non era mai stata così sgombra, come se nel cielo le nuvole temporalesche fossero scomparse e stelle fredde splendessero nella nera oscurità. L'ascensore adesso aveva accesso al livello del computer.
Nero senza insegne era il guardiano ideale di Horn. Freddo, infallibile. Mi stava cercando. Non so chi. Erano stati disattivati, risolti tutti i problemi. L'ascensore mi avrebbe portato dritto fino in cima. Vista da quest'altezza, la notte sembrava slanciarsi verso l'eternità. Un pizzico di disperazione si era aggiunto alla tempesta, come se sapesse che la fine non era lontana. Il computer personale di Horn era acceso. Vicino alla stampante c'era una risma di carta di ottima fattura. Se avessi guardato nel computer di Horn, probabilmente avrei trovato piani criminali sconosciuti, strategie per il dominio globale, rapporti di satelliti spia, registrazioni video illegali, pornografia via internet. La scelta era ampia, ma ormai non mi importava più. Ciò che avevo visto mi bastava e avanzava. La Valchiria doveva essere una vergine alata pronta a portarti nel paradiso dei guerrieri, ma si era rivelata una corsa di sola andata per l'inferno. Il diavolo lavorava nel campo della droga, lo sapevo per certo, lo avevo incontrato e adesso ero pronto a ucciderlo. La regina degli inferi aveva cercato di avvicinarsi al cielo grazie ai soldi della droga. Nessuna richiesta, nessun tentativo di corruzione, lo sapeva bene. L'onore dei Sicai, coloro pronti a morire. Entrambi sapevamo come sarebbe finita, con dolore e sofferenza. Tutto questo perché sua moglie aveva ficcato il naso in cose che non la riguardavano. I poliziotti erano venuti a prendermi. Potevo sentire le sirene, il loro urlo era un crescendo. È ridicolo che lei sia riuscita ad arrivare fin qui. Non sarà più vivo quando arriverà. Fermatelo! La morte di sua moglie e di sua figlia era necessaria, inevitabile.
Ormai è tardi. Non può più riportarlo. Vieni, dovrebbe entrare la situazione. Nel salone nord. Cosa vuol dire che è inarrestabile? Siete superiori in tutti i sensi. Siete meglio addestrati, meglio equipaggiati e inoltre siete 20 contro 1. Che cosa la vuoi? Non un altro passo. Regalo per te. Ricevuto, cerco di atterrare. Non sarà una passeggiata. Mm.
appena sento calarmi. Mi piace quella maledetta antenna. Decollo previsto fra un minuto. Erano tutti morti. L'ultimo colpo fu come il punto esclamativo a chiusura di tutto quello che era successo. Allentai la presa sul grilletto. E allora, tutto ebbe fine. La tempesta sembrava aver perso forza, le nubi lasciavano intravedere le stelle. Max Payne, qui il vice procuratore Jim Bravura della polizia di New York. L'edificio è circondato, getta le armi e sdraiati con le mani dietro la schiena. Era come essere un po' più vicini al paradiso. Le voci dei poliziotti erano distanti e mute. Fermo! Polizia di New York! Non muoverti! L'ira funesta dei miei fantasmi mi aveva abbandonato. Sotto di me New York scintillava come diamanti su velluto nero. Hai fatto fare un bel po' di straordinario. Portalo alla centrale. Hai sentito, Jordi? C'era Wooden in mezzo alla folla che stava dietro al cordone. Non sarebbe finita fino a quando lui non avrebbe detto basta, ma avrebbe detto le parole giuste. Ero certo, era meglio per lui. Wooden sorrise soddisfatto. Era un sorriso di vittoria. E lo condividevamo entrambi.